Buongiorno, buongiorno, 8:30 in via del tutto eccezionale di venerdì mattina in compagnia del sottoscritto. Come sapete, di solito io conduco questo programma il martedì e il mercoledì, ma stamani, oggi, come sapete, è una giornata un po' particolare anche per la nostra redazione, per il nostro gruppo di lavoro, per la nostra emittente, perché è il giorno del presidente a Lucca, la visita di Mattarella a Lucca. Quindi, insomma, tra l'altro vi anticipo che fra mezz'ora alle 9 ci collegheremo con Egidio Conca. Intanto io sento un ritorno qui in studio, non so se lo sentono anche i miei amici musicisti che hanno l'orecchio parecchio allenato, che sono stamani con noi, Fabrizio Desideri qui accanto a me, buongiorno Fabrizio, e Piero Gaddi, buongiorno Piero. Buongiorno. E che Piero tra l'altro alle 9 ci lascerà, ma non è che vai da Mattarella, no? No, Non no, vai no, da Mattarella, no, per lavoro. per lavoro, per lavoro. Per lavoro. Vabbè, dicevo una giornata un po' particolare per noi, avremo tanti collegamenti, anche e soprattutto in diretta. Vi ricordo i due collegamenti in diretta più importanti della giornata, poi cercheremo di seguire per quello che è possibile la visita del Presidente passo dopo passo, alle 11 dal Teatro del Giglio e alle 16 dalla Chiesa di San Francesco. Quindi, insomma, cercheremo di seguire davvero nel dettaglio, poi stasera ci sarà tra l'altro uno speciale dito all'interno del telegiornale, insomma, parleremo molto di Mattarella così come ne parlano stamani i giornali. Ma facciamo parlare un po' di più Piero in questa prima parte, Stefano, Certo, perché poi certo. dopo ci deve lasciare. Allora Piero, buongiorno, intanto Buongiorno. apprezzato musicista di Buongiorno. Castelnuovo Carfagnana, se non Sì, sbaglio, pianista, certo. no? Pianista. Pianista, pianista. Senti, come nasce la tua esperienza, quello che per te è diventata un'attività non solo nel campo dell'insegnamento, ma proprio a 360 gradi il tuo lavoro di musicista? Ma come si inizia da piccoli, quindi sono stato avviato allo studio di pianoforte e poi appunto la passione cresce e quindi ti dedichi anima e corpo a questo lavoro. Sono di formazione classica, quindi ho fatto il conservatorio, mi sono diplomato a Lucca e poi sono passato al jazz, diciamo in tarda età, perché lo sentivo più vicino al mio modo di esprimermi, quindi sono appunto, come del resto anche Fabrizio, di formazione sia classica che jazzistica. Dicevi ci lascia alle 9 perché dove insegni? Insegni anche, Insegno attualmente al Conservatorio di La Spezia, pianoforte jazz, tecniche dell'improvvisazione e anche al Conservatorio di Livorno. stamani se non sbaglio vai alla Spezia, eh? Vado alla Spezia, sì, che Quindi abbiamo vabbè, quindi devi entrare a una bell'aula. certa ora, quindi ti liberiamo. Grazie. Come sono gli allievi di oggi rispetto ai tuoi tempi? Beh, ai tuoi tempi che poi insomma, non sono neanche tanti anni fa, No, vero? Vabbè, diciamo grazie. anni 90, dai, possiamo Sì, dire anni diciamo di sì, 90. Rispetto agli diciamo. anni 90, come sono Ma è cambiato qualcosa, si è cambiato? molto è Sì, cambiato, eh? molto perché noi dovevamo diciamo, impegnarci molto per trovare delle fonti a cui diciamo, per reperire le fonti da studiare. Oggi i ragazzi hanno tutto sotto mano, anche troppo, quindi il difficile secondo me è selezionare, non puoi leggere tutto, guardare tutto perché è impossibile, è tutto sotto Devi fare mano, delle scelte. devi fare delle scelte, quindi devi aiutarli a orientarsi e quindi il lavoro anche il nostro degli insegnanti è un po' cambiato in questo senso. Ho capito. Stefano, invece per quanto ti riguarda, sì, Fabrizio. Fabrizio, Fabrizio, il tuo cammino è sempre, cioè, uguale a quello di Piero, cambia qualcosa. Tanto voi vi conoscete poi da parecchi anni ormai, Sì, no? si contavano 21, quindi sono un bel po'. Siamo cresciuti insieme, Tu sei di dove sei? musicalmente. Non l'abbiamo Io sono ricordato. di Casciana Terme, trapiantato a Lucca, Abiti a Lucca però da un po'. da Lucca da 10 anni ormai. Lucchese d'adozione, via. Di adozione, per motivi chiaramente di lavoro, insomma, insegno anch'io da un po' di anni alla scuola media Enrico Pea di Porcari, al liceo musicale qui di Lucca. Clarinetto, ho insegnato il clarinetto. Quindi insomma la mia estrazione, diciamo, la mia formazione musicale è molto simile a quella di Piero. Ho iniziato con il clarinetto a 7 anni, quindi molto piccolo, mi sono diplomato al Conservatorio di Livorno, sia in clarinetto che in musica jazz, dopodiché insomma abbiamo intrapreso questa strada, credo a Siena Jazz, no? È stato l'incontro ai seminari invernali di Siena Jazz che abbiamo fatto insieme, abbiamo frequentato insieme, lì è nata l'idea di formare un gruppo insieme e quindi questo legame è rimasto e
da allora fino ad oggi. Clarinetto, ma anche sassofonista, ogni anno. Anche sassofonista, sì. Ci avete portato qualcosa anche da vedere, no? Certo. Senti, io Piero voglio subito far vedere qui sui giornali, poi cominciamo anche la nostra rassegna stampa, perché anche stamani è una trasmissione molto, molto ricca e molto vivace. Internos Quintet è il titolo, Figure sullo sfondo. Questo è uno dei vostri lavori, no Piero? Sì. Non è solo. No, è l'ultimo lavoro fatto col quintetto. Siete un quintetto? Sì. Oltre ai due presenti stamani, se vogliamo ricordare chi abbiamo. Gli altri sono Marco Bartalini alla tromba, Nino Pellegrini al contrabbasso e Giampaolo Pellicci alla batteria. E quindi questo è stato un lavoro registrato al Teatro di Castelnuovo di Carfagnana qualche anno fa. È un lavoro con tutti i musici originali. Tanto lo giro, così si vede anche. Ecco, dietro ci sono. Mie di Fabrizio, e c'è anche un brano di Nino. Il nostro jazz è un jazz particolare perché è molto influenzato dalla musica classica, ma soprattutto latinoamericana, sì, e mediterranea. Quindi prende influenze da molte parti. Noi cerchiamo di sintetizzare. C'è anche un brano. Abbiamo qualcosa che ci avete portato? Sì, però non riguarda questo progetto, riguarda un progetto che facciamo in duo io e Fabrizio. Ah, pianoforte. Siete proprio voi due, solo noi due. No, sì. Su questo disco volevo coinvolgere anche Fabrizio. Quindi che clima si respira ascoltando questi pezzi, ascoltando. Il tuo intanto è che lui diceva è molto bello, Laura and Chet. Sì, Laura and Chet è un. Poi c'è anche Donna di Fiori, tu. Sì. È un brano che scrissi in omaggio, diciamo, a Chet Baker, che oltre a essere stato un trombettista, un jazzista di fama mondiale, è stato anche un po' lucchese, no? Diciamo. Queste parti. Questo molti non lo sanno, forse. Sì. Scrissi questo brano ispirandomi a una fotografia che vedeva lui con la moglie. Famosissima una foto in controluce molto bella, quindi è una ballad, è un brano diciamo che è diciamo descrittivo in qualche modo di questa fotografia. Poi c'è la copertina del disco, Piero? Cos'è? La copertina del disco è appunto l'ha fatta la nostra grafica dell'etichetta Mirope. Cosa rappresenta per te? È una copertina astratta. Sì, sì, sì. Quindi, si fa diciamo, l'astrattismo. Sì, 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 sì. E il brano di Fabrizio, tra l'altro, fu selezionato. Lui è modesto, non lo dice, ma fu selezionato e suonato in Belgio da un altro gruppo, no? Mi pare ha vinto un premio, o sbaglio? Sì, con un altro gruppo ancora, quindi non ci sono rappresentanti a parte me. Facemmo credo nel 97-98 le finali di un concorso internazionale che si chiamava Europe Jazz Contest. Dove portammo appunto tra gli altri anche questo brano che venne selezionato e trasmesso alla Radio 1 Belgio. Internos invece nasce nel 98, se non ricordo male, Piero. Sì, sì, certo. Tu sei il fondatore insieme a lui e anche a Pellicci e Pellegrini, che la prima formazione era un quartetto e appunto abbiamo lavorato insieme, suonato in giro in molti festival in Italia e poi siamo approdati appunto alla prima registrazione, il primo disco nel 2004 e il primo disco Porro fino a Maya. E questo è appunto il secondo lavoro, siamo diventati nel corso degli anni poi un quintetto e sempre lavorando su brani originali, insomma. Sarete tra l'altro impegnati sabato sera, ora ne parliamo, perché poi voglio sentire anche qualcosa di voi, visto che ce l'avete portato. Certo. Prima voglio vedere però l'inserto della Nazione Cronaca di Lucca, Benvenuto Mattarella. Poi Segregò violentò la moglie, condanna a 5 anni e mezzo, Robbie Williams ritorna al Summer, vado a sfogliare all'interno, torna Robbie Williams al Summer, sempre più grandi firme, sarà sul palco di Piazza Napoleone il 15 luglio e ora tutti incrociano le dita per il sogno Rolling Stones. Ho visto che le prime due pagine sono dedicate alla musica diciamo pop, mi rivolgo a Piero che poi più tardi ci lascerà, quindi faccio intervenire lui in questo caso.
Che dici? Beh, questi sono personaggi che alla fine hanno, cioè voi lavorate, ci lavorate certo. nella musica e magari alla fine siete sempre un po' così, un po' più nell'ombra, decisamente nell'ombra. Ma ce lo siamo da un punto di vista chiaramente un po' scelto, nel senso che facciamo una musica più di nicchia, anche se ci piace la musica pop e anzi ci sono delle influenze pop nei nostri lavori innegabili, quindi non è che disprezziamo assolutamente gli artisti di cui parlavi prima, perché comunque sono grandi professionisti che hanno dato tanto alla musica e quindi meritano tutto il rispetto. E chiaramente lavorando nell'ambito del jazz o della musica mediterranea o latina è un pochino più difficile riuscire a avere delle platee, visibilità sì, che c'è. Si parla a pagina 5 anche di case di riposo, vince Proges, colpo di scena nella sentenza finale, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della concorrente Agorà. E poi oggi c'è la visita del presidente Mattarella, vi ricordo alle 9 il primo collegamento con Egidio Conca. Il giorno di Mattarella, il capo dello Stato ricorda la Martini, si intende Maria Eletta Martini naturalmente. Arrivo al Teatro del Giglio, vi ricordo alle 11 il collegamento in diretta dal Teatro del Giglio, poi con i volontari in San Francesco, dove invece il Presidente sarà oggi alle 16. Presidente, quest'oggi interrogo lei, sappiamo a memoria la Costituzione, due quinte della Lombardo Radice studiano da anni la carta, e bravi questi bambini, eh? Poi tombini sigillati, qui si parla di prendere tutte le precauzioni del caso quando naturalmente arriva un personaggio di questo calibro. Tombini sigillati e cestini rimossi e per le strade stop ai sacchetti di rifiuti. Ecco le misure di sicurezza e decoro previste per oggi. Poi piano strutturale, vagito nella notte, accolte solo 19 osservazioni su 130. Il sindaco Tambellini, battaglia di retroguardia da chi ha sparato colpi a vuoto. Segregò e violentò la moglie in casa, condannato a 5 anni e mezzo. Botte e minacce alla consorte chiusa a chiave, la ricostruzione shock. E a fondo pagina, 80enne esce di casa e scompare, il suo corpo ripescato nel canale Ozeri. I familiari avevano lanciato l'allarme, adesso da capire i motivi. Perché questo signore, questa persona di 80 anni è andato a morire, non sappiamo ancora se si è annegato o meno, dentro il canale. Alto Pascio, nutrie e gamberi killer all'Osi, spariti i soldi del piano di difesa, il progetto è terminato in anticipo, cacciatori e contadini che protestano. A Capannori, altro colpo a Compito, rubato SUV da 20.000 euro. Intanto non c'è traccia dei rapinatori di Monte Carlo, il pezzo di Massimo Stefanini. Andiamo anche nella Valle del Serchio, a Fornaci di Barga, il kebab di Kaysar, credo che si legga così, è solidale, cibo gratis a chi non può pagare. L'iniziativa dell'hamburgeria Alibaba, un aiuto concreto. E andando a Viareggio invece si parla del famoso punteruolo rosso, non so se ne avete sentito parlare, quello che insomma fa dei grossi danni alle palme, abbiamo già perso 400 palme, caro Pierucci faccia qualcosa, il comune non fa prevenzione e favorisce la propagazione. Sul Tirreno troviamo naturalmente l'apertura legata alla visita del presidente Mattarella, tutto pronto, la città mobilitata per accogliere il presidente, e poi c'è questo fondo di Luca Cinotti, da Mattarella al G7, un mese, beh sì è vero per Luca, un mese per la città di Lucca da protagonista. Il presidente, in platea ci saranno anche i vecchi amici ad attendere il capo dello Stato, alunni di medie ed elementari, una sicurezza al top per l'attesa visita del capo dello Stato, dall'arrivo al Teatro del Giglio la partenza prevista alle 17, oltre un centinaio di uomini dislocati in ogni zona della città. Il presidente, qui si ricordano anche le due precedenti visite di Cossiga nell'86 e di Ciampi nel 2002. I tiepidi lucchesi si sciolgono per il capo dello Stato tra il disastro di Chernobyl. Quindi queste due visite furono accompagnate e seguirono eventi che tutti quanti ricordiamo, che ormai sono nei libri di storia, tra il disastro di Chernobyl, e si parla dell'86, e il post 11 settembre, si parla 2001 lì, vabbè, il 2002 la visita di Ciampi, le visite di Cossiga e Ciampi accomunate dal calore della gente. E vabbè, io per ora mi fermerei qui perché dobbiamo andare alla pausa pubblicitaria. Stamani mi sento un po' orfano, ve lo dicevo, diceva gli amici Fabrizio e Piero, perché qui di solito ho il computer da cui attingere anche dai siti, che non ce l'ho, me l'hanno rapito lassù, di solito controllo l'ora, ma stamani non riesco a vederla, allora faccio così, sì, siamo in orario, dai, prima pausa e poi torniamo, voglio ascoltare, cioè facciamo in sottofondo ascoltare anche qualcosa, certo, di questo duo, che poi in realtà possiamo dire è un quintetto. Sì, e ricordiamo sì, anche dove siete sabato sera, tra l'altro, e quelli che sono i vostri progetti. A tra sì, poco.
8.46, buongiorno con noi, in compagnia di Piero Gaddi e Fabrizio Desideri, i nostri due amici musicisti, soprattutto di jazz, possiamo dire, certo. Di jazz, che fanno parte di questo, anzi sono stati, diciamo, gli ideatori, i creatori di questo Internos Quintet. Abbiamo già visto anche il loro disco, che non è l'ultimo tra l'altro, no Piero, questo disco che abbiamo fatto vedere? Non è l'ultima vostra produzione? No, perché abbiamo un progetto importante insieme che condividiamo con altri musicisti garfagnini e non, che si chiama Collettivo di Ricerca e Improvvisazione Garfagnino, CRIG come acronimo, con cui abbiamo girato anche le scuole, perché in realtà abbiamo recuperato musicalmente, riarrangiandole, delle melodie della Garfagnana che non riguardano prettamente il maggio, no? Come si è fatto già in passato, ma più che altro filastrocche. Maggio intendi il canto. Il canto del maggio, sì. Ma filastrocche, ballate, ninna nanne, quindi diciamo un repertorio molto vasto e vario. Io insieme a Fabrizio e altri musicisti che sono Renzo Telloli, Alessandro Rizzardi, Nicolò Valienzi, Daniele Pauletti e Marco Micheli, e abbiamo riarrangiato questo materiale e l'abbiamo riproposto in vari festival di jazz e anche portato nelle scuole. L'avete recuperato e soprattutto è un modo di conservare, certo. Di conservare questi brani, di non farne perdere la memoria. Sabato sera siete al Centro Cavanis di Porcari. Sì. Quindi domani sera parliamo. Domani sera. Il direttore artistico Rosella Isola ci ha invitato e noi volentieri abbiamo accettato di suonare in questo teatro lì al Centro Cavanis e andremo in trio nella formazione con Fabrizio e con Nino Pellegrini, che è il contrabbassista dell'Internos Quintet, e faremo una parte del repertorio nostro dell'Internos e anche una parte di brani famosissimi della tradizione latinoamericana. Ecco. Invece quello che ci avete portato, possiamo vedere qualcosa Matteo dalla regia per favore? Poi... Sì. Ah, è solo audio? No, c'è anche audio. Sì. Vabbè, lo sentiamo. Lo sentiamo magari anche in sottofondo. Ecco, questi siete voi, no? Siamo noi, suoniamo... Qui dove siete? Qui siamo a Bologna. Ah, Bologna addirittura. Qui siamo a Bologna in un bellissimo centro d'arte, soprattutto d'arte moderna, anche se quella è la sala dell'arte, diciamo, classica. E questo che stiamo suonando è un brano mio che si chiama, che dà il titolo al primo disco degli Internos. E quindi a volte mescoliamo un po' i progetti. Questo sì, è un brano che si intitola Porro fino a Maia, che è dedicato a questa donna, diciamo, latinoamericana, appunto, del Chiapas, della regione del Chiapas. Fabrizio, cosa dici? Stavo ascoltando un attimo. Ti ho fatto fare una levataccia un attimo, stamattina. Un attimo, possiamo dire, sei tanto mattiniero, non sei, no, mi ma con la scuola, con la scuola come fai? Per fortuna noi insegniamo di pomeriggio. Quindi. Ah, ecco, quindi. Questo strumento musicale pomeriggio, se no sarebbe stato un disastro. No, è un piacere davvero sentirvi. E... è bello lasciar parlare la musica, certo, certo. No? Vero? Senti, Piero, ci si un po' come in tutte le cose, no? Cioè, sentirvi così. Ovviamente si sente che insomma siete anche molto bravi, no? Però ci si può sempre, dico, si apprende sempre, voi insegnate, certo. Anche, però non è che se uno insegna dice ho imparato tutto, so tutto. Se uno insegna è costretto a studiare tutta la vita, perché chiaramente c'è sempre qualcosa da imparare, no? Anzi, più si va avanti più ci si rende conto che l'aggiornamento nel nostro lavoro, ma come credo in quasi tutti i lavori, è necessario, soprattutto se ci si occupa di cultura. Insomma, la musica fa parte del nostro patrimonio culturale. È così, Fabrizio? Poi, sì, non solo, almeno per quanto mi riguarda è anche un bisogno biologico, fisiologico. Quindi diventa, cioè, quando uno inizia a suonare come noi, penso all'età della scuola materna, e poi se lo porta avanti per tutta la vita, diventa un bisogno come mangiare, come bere, come respirare, insomma. Quindi
Non si può fare a meno. Direi di no. Staremo ad ascoltarvi sicuramente per ore ed ore, purtroppo non possiamo, allora dobbiamo tornare in studio perché voglio adesso andare sulla cronaca di Viareggio del Tirreno, dove si parla di sicurezza, un tema credo molto, molto sentito in questo momento. Prima parlavamo della sicurezza per la visita del Presidente Mattarella, ma insomma i Presidenti della Repubblica quando si muovono è giusto che abbiano tutta la protezione, tutta la sicurezza, ma questo sarebbe giusto ci fosse anche quotidianamente per tutta la gente, no? Perché poi invece vediamo che ci sono degli episodi cruenti come quello dell'altra sera a Monte Carlo, dove ti vedi alle 9:30 di sera entrare cinque malviventi in casa, un vero e proprio commando, e lì credo che a vivere quelle esperienze siano esperienze davvero terribili. Sicurezza, Piazza Dante, dal 10 stop al coprifuoco, l'assessore Manzo, per chi sgarra però sarà chiusura. L'ordinanza di Stato valida fino al 9 marzo, telecamere previste per l'estate. Poi velocemente andiamo a vedere all'interno patrimonio, oggi le fiamme gialle dal curatore ai raggi X, un fallimento da 100 milioni e la società che non pagava neppure il gas. E si parla anche del carnevale, perché domenica ci sarà l'ultimo corso di un carnevale, così che è stato parzialmente fortunato per il tempo. Verso il finale, nel weekend, arriva la banda di Accumoli. Domani si esibirà a Rione d'Arsena, domenica sfiderà al corso. Eccola qua la banda di Accumoli. Accumoli è uno dei paesi, come sapete, più colpiti da quel terremoto infinito che insomma ha colpito il centro Italia. Poi l'Orso di Lombardi, che è uno dei cari, conquista i bimbi. I piccoli del Melograno hanno votato i loro cari preferiti. A scegliere con loro anche il pittore Giorgio Michetti. Poi ecco, c'è il ricordo carnevale, il personaggio Egisto, il nostro poeta, lo chansonnier merita un posto nel Pantheon della città. E poi volevo segnalarvi per chiudere, bus sanzionato, il giudice condanna il comune, annullati i provvedimenti per le mancate revisioni all'azienda Fratelli Verona, il tribunale ha stabilito che la ditta dovrà provvedere alle proprie spese locali. Avevo, mi sembra, evidenziato un'ultima cosa, sì, si va a Querceta per il famoso Palio dei Micci, rivoluzione staffetta del Palio dei Micci, ecco tutte le novità, la corsa va sotto l'egida della FIDAL e cambia regolamento, stop ad under 14 e pure motorini e biciclette dietro gli atleti, ecco sì. Senti Piero, siccome fra pochi minuti dobbiamo salutarti, andrai naturalmente, come diciamo prima, ad insegnare, quali sono i principali progetti per il futuro, poi magari li approfondiamo anche con Fabrizio che invece rimarrà con noi fino alla fine. Allora, stiamo appunto cercando di promuovere ancora il progetto di cui si parlava prima, del CRIG, riguardo intorno alla musica carfagnina, e oltre a questo ho scritto le musiche di scena per uno spettacolo che andrà in scena appunto al Teatro di Castelnuovo di Carfagnana, al Teatro Alfieri, il 24 di marzo. È uno spettacolo teatrale scritto da Eric Franchi, che vedrà la partecipazione tra gli altri attori di Bertolucci, di Alessandro Bertolucci. E quindi niente, mi sono... Le tue musiche quindi a fare da... Sì, le suoneremo dal vivo e quindi sì, accompagneranno lo spettacolo, quindi sono molto contento perché appunto misurarsi anche col teatro è sempre stato un mio sogno, quindi per la prima volta lo faccio quest'anno. Com'è che nasce, poi con lui ne parliamo dopo, quando è che nasce l'ispirazione per scrivere della musica? Come funziona? Dici un po'. È molto varia e difficile, almeno per me è diverso, perché per esempio in questo caso mi sono dovuto misurare su due personaggi, uno che è Alda Merini, una poetessa appunto importantissima della nostra cultura del secolo scorso, e quindi dovevo un po' rapportarmi alla sua figura, e poi invece a un personaggio inventato che è quello dell'Orlando Furioso, perché lo spettacolo è sulla pazzia, sulla follia, quindi il trait d'union tra i due personaggi è questo, il rapporto fra loro e la follia e il superamento della follia. E quindi in questo caso è stato un pochino più difficile, perché generalmente l'ispirazione nasce quasi spontaneamente quando vedi un film, vedi, come diceva prima Fabrizio, una fotografia, e quello già ti suscita un qualcosa, no?
In questo caso hai un programma da seguire, quindi sei più vincolato, ma io spero di aver fatto un buon lavoro anche in questo frangente. Beh, Alda Merini, tra l'altro, che fu grande amica di quello che pure viene considerato un poeta, che molti conoscono come cantante, cantatore, che era Fabrizio De André. Sì. Sei d'accordo che Fabrizio De André si possa catalogare tre poeti? Sei d'accordo, Fabrizio? Sì. Assolutamente. Niente, Piero, ti lasciamo così, ti facciamo guadagnare per qualche minuto che può essere prezioso per te, visto che grazie. Devi raggiungere La Spezia. Ti ringraziamo di essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Complimenti e buon lavoro per tutto quello, in bocca al lupo per tutto quello che farai. Grazie. Noi rimaniamo con Fabrizio Desideri, ma subito dopo la pubblicità, caro Fabrizio, andiamo a collegarci con il nostro Egidio Conca dal Teatro del Giglio per sapere quelle che sono i minuti che ormai precedono, arriverà qui a Lucca fra un paio d'ore la visita del presidente Mattarella. Naturalmente continuerà a parlare di musica e di altro anche con Fabrizio. A tra poco. Sono quasi le 9, quindi appena la regia mi darà il via libera effettueremo questo collegamento all'interno di Buongiorno con noi con il Teatro del Giglio, dove si trova per noi il collega Egidio Conca e da dove Egidio e la nostra troupe, i nostri colleghi, lo stesso Lorenzo Bertolucci, Luigi Casentini stanno aspettando l'arrivo del presidente Mattarella, del presidente della Repubblica, che avverrà più tardi. Intanto siamo sempre in compagnia di Fabrizio Desideri, abbiamo lasciato Piero. Beh, Piero d'altronde doveva andare ad insegnare. Senti, com'è insegnare oggi? Come ti trovi? Com'è il tuo rapporto con ma questi ragazzi? Ma io inizialmente, soprattutto nei primi anni di carriera di musicista, ero molto titubante a approcciarmi all'insegnamento, anche perché non mi sentivo tanto adatto a questo tipo di funzione. Dicevi, non di mi riuscirà. E devo dire invece che poi mi sono innamorato di questo lavoro, anche perché se uno non è innamorato dell'insegnamento non lo può fare. È bene che non lo faccia. È bene che non lo faccia, anche per salute propria. Tu insegni anche ai ragazzi, mi hai detto, della scuola media. Alla media di Porcari. Quindi sono ragazzi ancora relativamente grandi, no? Sì, magari. Si approcciano per la prima volta. Per la prima volta ma allo strumento. C'è ancora, secondo te, poco spazio per la musica all'interno della scuola in generale? Perché io ricordo i tempi che andavo io, che insomma è un secolo fa, si può dire, però ci sarà questa ora, queste due ore la settimana, ma sembrava sinceramente una materia considerata un po' così. È vero, almeno allora, ora non so se sono cambiate le cose. In generale c'è ancora molto da fare in questo senso. Devo dire che per quanto mi riguarda, ad esempio la scuola media di Porcari si respira ormai da anni la musica avendo l'indirizzo musicale. Io insegno nell'indirizzo musicale, quindi insegniamo lo strumento musicale. Ti interrompo un attimo, poi riprendiamo il discorso perché avevamo detto alle 9, sono le 9 passate da pochissimo, allora siamo di parola, vedo già Egidio Conca proprio nella piazza del Giglio, alle sue spalle c'è il Teatro del Giglio, allora da Egidio sentiamo proprio quelle che sono le ultimissime, ormai possiamo dire a pochi minuti dall'arrivo del presidente Mattarella a Lucca. A te Egidio. Sì, buongiorno Guido, buongiorno ai telespettatori di Noi TV, siamo in Piazza del Giglio a Lucca, alle mie spalle vedete già lo schieramento delle forze dell'ordine davanti al Teatro del Giglio in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita a Lucca. Condizioni meteorologiche, tempo coperto ma non piove, speriamo che la pioggia non rovini la giornata. Allora il Presidente avrà qui al Teatro del Giglio il primo appuntamento della sua giornata con un incontro con le autorità per parlare in particolare del diritto di famiglia, perché questo è uno degli argomenti in cui si è particolarmente distinta Maria Eletta Martini, la parlamentare lucchese di cui oggi si celebra il ricordo e che ha conosciuto personalmente anche Sergio Mattarella ai tempi della Democrazia Cristiana. Dopo l'incontro al Teatro del Giglio, il saluto con tutte le autorità e con la cittadinanza, il Presidente percorrerà a piedi la strada che separa la Piazza del Giglio dal Duomo per una rapida visita in cattedrale, in particolare al monumento funebre di Ilaria del Carretto. Poi Mattarella si sposterà in via Sant'Andrea al CRED, inaugurato proprio l'anno scorso, dove verrà
intitolata una targa sempre a Maria Eletta Martini. Poi il programma prevede la visita alla Casa Museo di Giacomo Puccini e successivamente l'incontro del pomeriggio in San Francesco sul volontariato con la partecipazione di tutti i rappresentanti del volontariato lucchese, che chiuderà la giornata del presidente a Lucca. In mezzo ci sarà spazio ovviamente anche per un breve break, il pranzo che il presidente dovrebbe consumare alla Buca di Sant'Antonio di Giuliano Pacini. Questo è il programma della giornata, ripeto, siamo in attesa dell'arrivo del presidente previsto intorno alle ore 11. Ti restituisco la linea, Guido. Grazie Egidio, con Egidio ci ritroviamo tra mezz'ora circa in apertura dell'edizione del TG Noi delle 9.30. Intanto Fabrizio è arrivato un messaggio, prima però ti volevo far completare il discorso sull'insegnamento, alla media di Porcari stavi dicendo. Certo, sì, la media di Porcari abbiamo l'indirizzo musicale, dicevo, quindi i ragazzi possono scegliere uno tra quattro strumenti da studiare alle ore pomeridiane, diciamo, quindi oltre alle due ore di cui parlavi prima della mattina possono proprio approcciarsi integrare. Allo studio pratico. Quali della sono musica? Questi quattro strumenti? Abbiamo clarinetto, il pianoforte, il violino e il violoncello. Il pianoforte fa venire Piero, no? Ci pensi tu? No, cioè, ci sono insegnanti per ogni clarinetto. Insegnante per ogni strumento. Senti, i nostri telespettatori sono curiosi, 360 sì. 10 38 330, allora ci sono due domande fondamentalmente. Domanda per Casotti, pensate che domanda mi fa. Secondo lei Mattarella arriva in aereo a Pisa o in auto da Roma? Ma io questo non lo so, presumo che potrebbe arrivare in aereo fino a Pisa e poi da Pisa a Lucca, perché uno fa presto, però non lo so sinceramente, magari più tardi negli altri collegamenti, forse lo saprà il collega Conca. E poi grazie per la risposta, io però non ho potuto rispondere più di tanto. Ha visto com'è pulita la città? Beh sì, meno male, vabbè, venisse più spesso il presidente. Che bravi musicisti, quindi complimenti a te, grazie. A Piero che prima era con noi. Andiamo a vedere, caro Fabrizio, anche i titoli dei quotidiani, ne dico la questa mattina, stamani abbiamo solo la parte cartacea. Corriere della Sera, accordi e soldi per avere gli appalti, l'amministratore delegato di Consip, Russo mi ricattava per conto di Tiziano Renzi, Verdini condannato a 9 anni. Altre carte, il padre dell'ex premier oggi dai PM, Movimento 5 Stelle, sfiducia a Lotti, lui replica, campagna vergognosa. Poi questi americani, Fabrizio, sono spettacolari, si può dire tutto, ma sono spettacolari, dai. Ora che c'è Trump, mi sembra lo siano anche di più. Il nuovo ministro di Trump, lo vedete in questa foto, che uno vede questa foto e dice, ma da quale film western è tratta? Vabbè. Il nuovo ministro di Trump che va in ufficio a cavallo, naturalmente con tanto di scorta, le immagini di Zinke e la bufera sul collega della giustizia. La Repubblica, pressioni dal padre di Renzi. Oggi per lui interrogatorio a Roma, l'amministratore delegato di Consip accusa anche Verdini, condannato a 9 anni per il crack CCF, Romeo incontrò un uomo dei servizi, Movimento 5 Stelle, mozione di sfiducia a Lotti, che scrive campagna vergognosa. Pratica è uguale, io lo dico da tempo, a me mi sembra che i due quotidiani nazionali più importanti, uno dirà, Casotti, ma le notizie sono quelle, cosa devono fare? A me veramente, mi sembra, cioè fatti quasi, vabbè. Non lo so Fabrizio che ti sei fatto, però. Poi India, la ragazza della pace, rompe il tabù sul Pakistan, e c'è anche Trump di spalla, mai più regole sul mercato globale. Vado a qua nella Nazione, la notizia d'apertura, l'arbitro delle carriere, Marroni numero uno di Consip, Russo mi disse che la mia carriera dipendeva da Tiziano Renzi. Parla il ministro Lotti, basta, noi siamo gente onesta, ma nel PD ora c'è chi vuole spostare il congresso, bancarotta, 9 anni a Verdini. Poi Toscana, viaggio sulle strade dove si rischia la vita, 3 incidenti per chilometro, pensate un po', pensate un po'. È arrivato un altro messaggio, caro Fabrizio, allora andiamo a vedere. Scuole di musica, lezioni private, è bella questa domanda, come avvicinare un bambino allo studio della musica? Marco da Lucca. Bella domanda. Direi che sul territorio lucchese non mancano le alternative, che ce ne sono tante. Quella, diciamo, istituzionale, chiamiamola così, statale, cioè quindi proprio il percorso di cui parlavo prima, addirittura da 3 anni a Porcari, ma anche in altre scuole che hanno l'indirizzo musicale della provincia di Lucca,
si parte con lo studio dello strumento musicale fin dalle scuole elementari, cioè dalla scuola primaria. Quindi dalla, ancora, dalla prima terza, delle, ancora prima delle medie. Dalla terza della scuola primaria si arriva già in prima media con una conoscenza, diciamo, un'infarinatura già dello strumento. Per cui il percorso è segnato, si parte dalla terza elementare fino ad arrivare poi dopo la scuola media al liceo musicale, dopo un percorso di 5 anni si passa al corso superiore e al conservatorio. Quindi questo è l'iter previsto dalla riforma attuale in vigore. Senti, tu come ti ispiri, la domanda che ho fatto prima a Piero quando era con me, come ti ispiri quando devi scrivere della musica, quando devi gettare giù delle... Ma l'ispirazione... Devi lavorare, si può dire, sul pentagramma, no? Sì, sì, sì. L'ispirazione è un po' come diceva Piero, è un po' varia da situazione a situazione, ecco. C'è il momento in cui uno scrive per un bisogno proprio interiore di espressione, c'è un momento in cui scrive perché deve produrre musica per un determinato lavoro, per cui... Le situazioni sono varie e cambiano molto. Si può scrivere per ispirazione e su commissione. E anche su commissione, ma è anche la commissione è un'ispirazione spesso, sì, anche molto importante. Quindi, per esempio, io ultimamente, negli ultimi anni, ho lavorato molto scrivendo musica per i bambini, per i ragazzi proprio delle scuole. Abbiamo vinto anche diversi premi, diciamo. Anche tu sei modesto però, forse aveva ragione prima Piero. Perché abbiamo altro che ci avete portato, che potremmo... Abbiamo... Vediamo qualcos'altro, perché poi è tempo, come vedi, corre rapidamente. Ecco, qui siete sempre dove prima, però a Bologna. Sì, sì, avevo questi 3 video girati a Bologna da noi. Insomma, questo però è un altro brano, quello che state, suonando. Sì, questo cos'è? Dovrebbe essere... Oddio. Non ti voglio mettere in difficoltà. Vabbè. Comunque. Ormai contigo è la distanza. Ora la pronuncia spagnola non è proprio il mio forte. È un brano latinoamericano. Mentre in sottofondo sentiamo queste belle note, ti è capitato di andare anche all'estero, di confrontarti con altre realtà nella tua esperienza di musicista? Sì, sì. Una in origine, proprio che ricordo con molto piacere, è stata un'esperienza bellissima, appunto quel concorso a Bruxelles di cui avevo parlato prima, dove ho incontrato gruppi jazz di giovani provenienti da tutta Europa ed è stato veramente bellissimo e formativo anche molto, perché insomma la qualità e il livello era veramente stratosferico, insomma bravissimo. Poi c'è altre esperienze in Germania, in Francia. Com'è questi paesi secondo te, per quello che hai potuto verificare, ti sei potuto rendere conto rispetto all'Italia? C'è maggiore cultura per la musica? Ma ecco, direi che il livello culturale musicale si è un po' appiattito un po' in tutta Europa. Ecco, ci sono però delle eccellenze come la Germania e anche altri paesi del nord Europa, scandinavi soprattutto, dove la qualità e anche la cultura sembra essere... migliore a livello sociale anche in maniera più diffusa, più capillare rispetto a noi. Qui sta diventando sempre una cosa più ristretta a poche persone. Certo, non è confortante, pensando che insomma nel nostro paese ci sono, credo, stati alcuni dei più grandi, no? Certamente. Poi qui noi, insomma, parlando di Puccini, voglio dire, non è che scopriamo l'acqua calda. Esatto. Ritornando, giusto facendo un collegamento con Puccini, sempre con l'orchestra della scuola media di Porcari, quest'anno stiamo promuovendo un progetto che si intitola In viaggio con Puccini. Andremo in tournée a Bruxelles in primavera, bello. Portando la musica di Puccini con l'orchestra dei ragazzi di Lucca. Quindi è anche un modo per farglielo conoscere a questi ragazzi, perché purtroppo quello che ascoltano poi attraverso i media non è proprio Puccini o quello che sono i musicisti del loro territorio. Ne abbiamo altri molto famosi, Boccherini, Catalani, eccetera. Sì, mi stai dicendo che spesso rischio di abituare l'orecchio ad ascoltare della musica che non sempre è proprio musica. Ma si va sempre buona. Nel più facile, nel più semplice, nel più scontato, quindi quello che è meno faticoso. Lo chiamano anche più orecchiabile, più commerciale.
Sì, anche peggio. magari orecchiabile non è proprio una parola così negativa alla fine, no? Se si parla di melodie orecchiabili, ne abbiamo nella musica classica, nella lirica, in tutto, melodie orecchiabili che però hanno uno spessore anche musicale importante, ecco. Quindi si va proprio nell'appiattimento del significato della musica, ecco. Proprio una cosa che non dà nessuno, forse si dà più importanza al testo ormai e zero importanza alla parte musicale, parlando di musica pop di oggi. Certo. Vabbè, l'hai visto l'ultimo Sanremo? Lo guarda uno come c'è? Certo che lo guardo, sono appassionato di... E che idea ti sei fatto? A cominciare dal vincitore, che insomma, è un po' il fenomeno del momento, questo ragazzo, questo Galbani, che tra l'altro è di Carrara, quindi qui vicino a noi. Devo dire che sono riuscito a seguire soltanto due serie e poi non ce l'ho fatta andare oltre, cioè ho ascoltato tutto. Non ce l'hai fatta, ho ascoltato perché avevi altro da fare, dici sì, questo. Dai, mettiamola così, avevi altro da fare. Vabbè. E comunque ho analizzato un po' in mente la canzone di Gabbani a livello musicale, ho fatto un riassunto. Occidentali Scarma, no? Occidentali Scarma. Il testo è molto simpatico, devo dire, il testo letterario è molto simpatico. La musica sono proprio cinque note, le stesse cinque che si ripetono della melodia. E devo dire che mi è piaciuta questa operazione di sintesi. Non so quanto è originale, quanto possa essere originale, però funziona, quindi direi proprio beato lui. Direi proprio. Senti, tra un po' parliamo di sport. Vorrei che Fabrizio mi abbinasse qualche sport a un tipo di musica, no? Ad esempio, ti domando, così hai tempo di pensarci già ora, poi mi rispondi dopo. Il jazz, a quale sport lo accosteresti? E poi voglio sapere, insomma, che rapporto hai tu con lo sport. Allora, ne parliamo fra poco, dopo l'ultima pausa pubblicitaria, la parte finale di questa puntata un po' particolare, un po' anomala di Buongiorno con noi. Vi ricordo che... alle 9.30, quando naturalmente dopo che abbiamo chiuso Buongiorno con noi, saremo di nuovo qui per la prima edizione del TG Noi, ci collegheremo di nuovo con Piazza del Giglio, dove abbiamo già ascoltato e visto in precedenza il collega Egidio Conca, insomma tutta Lucca possiamo dire, in attesa dell'arrivo del presidente Sergio Mattarella. Io non so, come mi domandava il telespettatore, se arriva direttamente da Roma con la macchina o in un aereo da Roma a Pisa, questo non lo so. L'importante, insomma, è che arrivi e che oggi sia davvero una giornata molto importante e ci auguriamo molto bella per tutta la città di Lucca. Tra poco. quasi 17, quindi vuol dire che insomma fra meno di 10 minuti dovremo chiudere. Siamo in compagnia di Fabrizio Desideri, che ci ha tenuto appunto compagnia per tutta la trasmissione, mentre in precedenza abbiamo salutato Piero Gaddi, due dei componenti dell'Internos Quintet, no? Sì. Senti, ti avevo fatto la domanda, Fabrizio, siccome ora vedremo i quotidiani sportivi, a quale sport accosteresti il jazz, no? Tu però me l'hai presa un po' larga la risposta. Sì, anche perché è difficile dare una risposta del genere. Io per esempio personalmente lo accosterei alla corsa, a me piace farmi una corsetta sulle mura spesso e volentieri, per cui ascoltando anche magari jazz nelle cuffie. Ti dicevo che già fare un musicista, essere uno strumentista, è già essere un atleta anche, per cui se vogliamo, oltre alla parte intellettuale, c'è proprio una parte fisica nel suonare uno strumento che è molto importante, sia per la resistenza. Durano anche un'ora e mezzo, due ore, certo, quindi non certo, è che uno sia così semplice, no? Per quanto riguarda la respirazione, ad esempio, per quindi ti alleni di corsa, fai un po' di corsa, ti alleni un po', sì, sempre. Piero fa nulla, che tu sappia, sì. Piero era un bel terzino, però credo che ora abbia abbandonato l'attività. Vabbè, calcio lo segui tu? Sì, sì. Lo segui? Cosa segui in particolare? Sono La Fiorentina, non lo dire però così, vabbè. Purtroppo. Allora, London Calling, sì, chiamando Londra, sì, in pratica. Tre nostri a casa della regina, si parla di allenatori, Conte se resta, perché lui c'è già a Londra. Poi Spalletti, Allegri, Londra chiama, l'Italia è rock,
pazzesco, quindi l'Italia in questo caso è più rock che jazz, pazzesco domino di panchine, Tottenham va sul tecnico della Roma, quindi su Spalletti, l'Arsenal su quello della Juve, quindi su Allegri, mentre l'allenatore del Chelsea, Conte, è tra rinnovo e la tentazione Inter, quindi se questi due potrebbero andare a Londra e lui fare il viaggio all'incontrario. Uno scambio. Ora non mi chiedete Conte da Londra poi a Milano cosa arriva, arriverà con l'aereo immagino. I consigli di Zola, sincerità, rispetto e buon inglese. Ieri sera c'è stata questa partita dell'Atletico Madrid con momenti davvero di grande paura per Fernando Torres. Fernando sviene in campo, si riprende in ospedale. Drammatico scontro alla Corugna, l'ex milanista dell'Atletico fa spaventare tutti, notte in osservazione. Poi si parla già di mercato e c'è l'Inter di Suning che pare scatenata, questi cinesi veramente vogliono fare pare una grande squadra. Pensate, Inter assalto a Strootman. Strootman, il centrocampista del 27enne della Roma, che aveva avuto un paio d'anni fa un grave infortunio e che ora si è ripreso alla grande, contatti con il romanista, il casting in difesa, in crescita De Vrij e Rudiger, ma Manolas resta avanti. Quindi Suning ha idea proprio di andare a fare un nuovo sacco di un saccheggio a Roma, no? Come facevano i barbari dei tempi antichi. E poi fenomeno Lazio, così Simone Inzaghi diventa Simeone. Andiamo anche a Quest Sport, qui si parla di altri cinesi però, quelli del Milan, o almeno presunti tali del Milan. Ultimatum, ieri ancora un rinvio sulle date, oggi l'ultimo vertice deciso tra le parti. Ecco perché il closing per la cessione del Milan può davvero saltare. Sarebbe clamoroso, anche se poi, quando le cose, come si dice, no, vanno un po' troppo per le lunghe, caro Fabrizio, qualche dubbio viene, no? Eh sì, certo. Corvino, ecco qua la tua Fiorentina. Corvino è il casting per il tecnico. Le idee sono chiare, spunta Semplici. Sai chi è Semplici? Sì, sì. È stata la Fiorentina nel settore giovanile, attuale allenatore della SPAL. Con la SPAL sta facendo molto bene. Ti convince questa idea Semplici? Abbastanza, sì. Sì? Sì, sì, no, mi piacciono le novità. Poi, Pantera, qui si parla di Lucchese, riveduta e corretta. Tavanti confermata a destra, Merlonghi cambia corsia, quindi Merlonghi andrebbe va a sinistra, Galderisi lancia Raffini dall'inizio e sposta l'ala al posto di Cecchini Malconcio. 10 km il triangolo dei campioni, fra il Topacio, Monte Carlo e Porcari, questo triangolo, nati e cresciuti calciatori come Toschi, come Martini che fu campione d'Italia con la Lazio, si parla di tanti anni fa, nel 74, Carmignani, Gedeone Carmignani, portiere anche della Juve, Gori e altri, insomma questo triangolo è adesso Topascio, Porcari, Monte Carlo, andando semplicemente a Sesto di Moriano c'è un certo Daniele Rugani. Okay. Poi Lucchese, difesa ermetica con Don Ciro, chi è Don Ciro? C'è Ciro Capuano, il difensore dalla lunga esperienza in Serie A, è un atleta di Cristo. Tra l'altro, la fede, dice Ciro Capuano, mi ha aiutato a superare momenti difficili. Non so se ti piace il ciclismo o meno, ti piace? Sì, lo seguo molto, ma mi piace. Mercoledì dalla Versilia, da Camaiore e da Lido di Camaiore, scatterà la Tirreno Adriatico, che nel panorama delle brevi corse a tappe è una delle più importanti al mondo. Ci sarà anche questo che non solo è per da due anni è campione del mondo, Peter Sagan, ma è un personaggio, secondo me, al di là del ciclista, strepitoso, anche il campione del mondo Peter Sagan al Lido di Camaiore per la Tirreno Adriatico. Poi pensate, calcio malato, scrivono il pezzo del collega e amico Roy Lepore, insulti razzisti all'arbitro, squalificato per 13 giornate, il direttore di gara è stato apostrofato con una bestemmia e la parola, tra virgolette, nessuno s'offenda, negro. Il fatto sconcertante è che chi si è preso 13 giornate è un ragazzo, è un giovane calciatore. L'allenatore del ragazzo che dice condanno fermamente questo comportamento. Beh, ci mancherebbe altro, punizione esemplare, perché poi deve essere così. Senti Fabrizio, tu sei appassionato anche di motore, di moto mi sembra soprattutto, no? Sì, 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 mi piace. No, non di corse, però come ti dicevo. Non hai la moto. Però per ora sono solo un sogno. Però credo di poterlo realizzare a breve, ecco, spero. Sì, sono appassionato di moto. Quindi stai pensando di farti la moto, via. Di farmi una moto. Che segui il calcio con la Fiorentina, quali altri sport segui? È un po' il ciclismo, ma soprattutto guardo il Tour de France. Ah beh. Quello. Senti, quello è il Giro d'Italia anche un po'. Armstrong era jazz, no, mi viene da ridere perché con Armstrong era jazz, lui ha capito, fatto una battuta. Caso di omonimia, però.
Ma no, due campioni assolutamente. E quando è successo tutto quello di Lance Armstrong, è il sistema, è questo mondo? Perché ora è facile dire Armstrong, sto parlando di Lance adesso, sì. Non di Neil che andò sulla Luna, né dell'altro Armstrong che tutti conoscono. Lewis. Lance, dico, è lui il diavolo, è lui il demonio, è lui l'inferno, o lui è rimasto alla fine stritolato in un sistema che è più grande di lui? Poi abbiamo una domanda che comunque esula da Lance Armstrong. E se quanto sei rimasto deluso da un campione che comunque alla fine aveva entusiasmato tutti, no? Che comunque vincere 7 Tour de France consecutivi, beh, qualcuno potrà dire avarato. Io non voglio difendere Lance Armstrong stamani, però potrei dire, ditemi, almeno in quel periodo, fatemi il nome di un corridore che andava a pane e acqua e che vinceva le corse e che arrivava tra i primi. No, tanto per dire, poi non voglio difendere Lance Armstrong. Sono d'accordo con te, che devo dire, la stessa... La pensi allo stesso modo? Più o meno è la stessa cosa, o si pulisce tutto veramente, che poi vorrei andare... far processo all'intenzione, però andare a vedere anche in altri sport fino in fondo. Sta venendo fuori, guarda quello che succede nell'atletica leggera con la Russia. Bravi, la musica è vita. Questa. Grazie. C'è un chitarrista, Luca, che ha sempre da tanti anni fatto il latino, credo latinoamericano. Dicono il nome, non so se adesso lo vuoi anticipare tu. Paolo Mannelli, lo conosce? Paolo Mannelli non è un chitarrista, no. Lo conosco benissimo, ma è un sassofonista. Almeno che non sia un omonimo. Non lo so, vabbè. Comunque un grande sassofonista di Castelnuovo Garfagnano. Almeno credo, se non è un caso di omonimia, è lui. Va bene, senti Fabrizio, siamo in chiusura. Io intanto ti ringrazio, ringraziamo anche grazie a te, che Piero se ci ha dovuto lasciare in anticipo per andare ad insegnare alla Spezia. No, voglio farvi vedere questo disco che tra l'altro mi avete regalato, che ascolterò con grande piacere, questo disco vostro, Internos Quintet, figure sullo sfondo. Cosa si intende con figure sullo sfondo? Poi chiudiamo. Ma il titolo dovevi chiedere un po' a Piero, perché è stato lui che gli ha dato questo piede. Però per quanto ricordo era un po' anche questo ispirato ad un'immagine, non ricordo bene se su un quadro o su una fotografia. Quindi ricordiamo infine che l'appuntamento domani sera è imminente ormai. Domani sera a Porcari, all'auditorium del centro Cavanis, alle 21:30, vi aspettiamo con il jazz trio Desideri, Pellegrini, Gaddi. Insomma, una squadra, un terzetto da seguire con attenzione. Bene, ringraziamo anche Matteo Pedini di là dal vetro. Sono le 9:25, 9:26 in questo momento. Tra pochissimi minuti torniamo, naturalmente con il TG e con l'apertura, con il collegamento da Piazza del Giglio, dal Teatro del Giglio, con il nostro Egidio Conca. Grazie di nuovo a Fabrizio Desideri grazie. E a tutti voi che ci avete seguito. Buongiorno con noi, torno ovviamente, adesso c'è il fine settimana, lunedì alle 8:30. Grazie e buongiorno. Buongiorno.